Nona giornata di campionato, Stadio Canigiani di Tavarnelle Val di Pesa. La scena della sfida fra il Sola Tavarnelle e la Fulgens Foligno. Partono subito mai locali al settimo minuto con un calcio d'angolo battuto velocemente. Arriva Calcani che raccoglie il pallone, il suo tiro cross viene neutralizzato prontamente dalla difesa bianco-blu. Al 17esimo caparbia azione di Silla che va sul fondo, mette il pallone a centro area. Arriva Manfredi, colpisce di tacco, ma Tognetti con un colpo di reni allontana la sfera. Al 23esimo forti proteste da parte dei locali. Silla recupera la sfera, viene toccato nella rigore ma l'arbitro lascia correre. Al 26esimo stavolta le proteste sono da parte del Foligno che vede una rete essere annullata. Traversone alla destra, arriva Settimi che colpisce di testa ma il guardaline ferma il gioco con il pallone in fondo al sacco. Al 33esimo la punizione di Kribek ma il pallone va sul fondo. Al 37esimo si rivede Sola Tavarnelle con Menga che va via sulla fascia sinistra, arriva in area di rigore, una serie di finte, una sua conclusione, pallone che va solo in calcio d'angolo per i locali. Al 43esimo all'improvviso Fulgens Foligno in vantaggio, palla in profondità lungo l'out di destra, sul pallone arriva Tomassini che con un diagonale mette la sfera in fondo al sacco. Al 45esimo subito pronta la reazione giallo-blu con Silla che colpisce di testa, palla sulla traversa, sulla respinta arriva Manfredi come un falco, il pallone finisce però ancora una volta in calcio d'angolo. Il primo tempo finisce con 1-0 a favore degli ospiti. Si parte subito nella ripresa con un Sola Tavarnelle arrembante che vuole trovare il gol del pareggio e al 50esimo punizione di Calcani alla distanza toccata da Tognetti e il pallone va sulla traversa. Al 54esimo tiro di Silla dopo un grande slalom, pallone però alto sul fondo. Al 66esimo Silla scambia con Manfredi, conclusione prima intenzione, Tognetti si allunga e deve la sfera sul palo. Al 77esimo l'episodio che cambia la partita a favore del Sola Tavarnelle, il calcio di rigore conquistato dai locali, Silla entra nel rigore, subentra Calcani toccato da Di Cato, l'arbitro non ha dubbio, calcio di rigore, dagli 11 metri Borgarello non sbaglia e pareggia i conti. Al minuto 84 Manfredi, ancora per Sola Tavarnelle che recupera la sfera, mette il pallone in mezzo, arriva Gistri che calcia, ma è solo calcio d'angolo. Al minuto 89 cecchi di testa la bandierina, sfiora la rete della rimonta, ma non c'è più tempo, finisce 1-1 allo Stadio Canigiani di Tavarnelle Val di Pesa.